Salve a tutti, ben ritrovati sulla Nuova TV. L'Europa è alle prese con tanto freddo. Negli ultimi giorni l'Inghilterra e parte delle regioni centrali europee sono state veramente assediate da un intenso vortice depressionario che ha portato temperature al di sotto dello zero anche durante il giorno e tanta neve, soprattutto anche oggi, nella giornata di oggi, in Scozia, Inghilterra. E nei giorni scorsi la neve ha praticamente interessato tutte le pianure tra Francia, Belgio, Germania, insomma tutte quelle zone dell'Italia centrale, dell'Europa centrale. Abbiamo visto anche la neve lunedì anche sul capoluogo, sui nostri monti sono tornati a imbiancarsi le montagne. E adesso ci aspetta una nuova depressione, la vediamo in alto con il teleschermo, vedete quel nocciolo freddo che ancora una volta come dicevo, sta portando distese nevicate oggi sulla Scozia e sull'Inghilterra. Con ramo più avanzato della perturbazione, scenderà verso sud, sarà l'ultimo assalto del fronte polare per il momento, almeno insomma, se andiamo verso la stagione più pienamente primaverile, sarà l'ultimo assalto, come dicevo, però rovinerà purtroppo la giornata, soprattutto di domenica, sulla nostra regione per l'arrivo di questa depressione che attualmente si trova a nord delle Alpi. Vediamo con l'occhio ravvicinato del satellite sulla nostra penisola, c'è tanta nuvolosità, vedete nelle zone interne si cominciano a formare i cumulonimbi, segno che la stagione calda sta prendendo piede, anche se le temperature non sono proprio talmente calde, ma comunque siamo nelle medie stagionali. E nei momenti in cui ogni qualvolta ci sarà una goccia di aria fredda, un noccio di aria fredda in quota, si scateneranno dei temporali, quindi da qui a settembre ci sarà sempre possibilità, in caso di aria fredda in quota, di precipitazioni pomeridiane, come il caso di oggi. Andiamo a vedere. Infatti, per il resto della giornata odierna, come vedevamo dal satellite, si cominciano a formare questi cumulonimbi. Tant'è vero che nella seconda parte del pomeriggio, quindi tra il pomeriggio e la sera, ho indicato qualche pioggia sparsa. Vedete anche qualche pioggia sulla costa ionica potrebbe arrivare, ma è nel complesso una situazione di nuvolosità in aumento che poi dovrebbe scemare verso sera dopo aver prodotto qualche precipitazione sparsa, qualche isolato temporale. Nella notte, rasserenamento un po' su tutta la regione, anche se rimarrà della nuvolosità così sparsa sul nostro territorio. Andiamo a vedere la giornata di domani. Nel complesso una giornata discreta perché in mattinata avremo della nuvolosità irregolare, ma saranno le schiarite a prevalere sugli annuvolamenti. Poi nel pomeriggio, ancora una volta, possibilità di qualche locale acquazzone, ma di breve durata, rovesci, temporale, qualche pioggia un pochino più forte sulle zone interne. Le piogge non dovrebbero raggiungere la provincia di Matera o solo alcune aree di questa provincia, anche qualche pioggia sul Lago Negrese, vedete, ma insomma una situazione sicuramente accettabile, seppur con qualche pioggia. Poi nella notte ci sarà invece un peggioramento più corposo. Vediamo la ventilazione e le temperature ai mari per domani. Una ventilazione debole da nord-est, una ventilazione che risente della vecchia circolazione depressionaria, e le temperature, vedete, sono su valori assolutamente più, anzi più della media, perché vedete sono già 18 gradi a Potenza, 21 a Matera, viaggiamo sui 3-4 gradi in più delle medie di questo periodo. E le minime anch'esse sono su valori accettabili, piuttosto miti, 8 a Potenza, 10 a Matera, i mari poco mossi. La domenica, come dicevo, questa depressione che vedevamo a nord delle Alpi purtroppo andrà rinvigorendosi a contatto con le acque più calde, con la superficie del mare più calda ancora del Tirreno. Andrà rinvigorendosi e quindi tra domenica e lunedì ci sarà un forte peggioramento. Inizialmente domenica vediamo una situazione, vedete, di piogge un po' su tutta la regione, non mancheranno dei temporali, già in mattinata avremo un cielo coperto praticamente ovunque con piogge sparse e saranno più intense sul Potentino. E nella seconda parte della giornata comincerà ad arrivare aria più fresca da sud-ovest perché farà un largo giro, arriverà addirittura dalla Sicilia quest'aria più fredda. Non mancheranno delle nevicate, però a quote molto alte domenica sera, tra i 1700 e i 1800 metri tra Pollino e Sirino. E, insomma, una situazione di generale maltempo la giornata di domenica. Vediamo le temperature per domenica, naturalmente con la ventilazione da sud, che intanto nel frattempo ruoterà temporaneamente, vedete i venti da sud, sud-ovest, sul Potentino e da sud-est sul Materano, faranno sì che le temperature minime si alzino. Quindi 10 a Potenza, 13 a Matera, valori decisamente miti per il periodo. Le massime invece con le piogge e con la nuvolosità si abbassano sensibilmente. 12 gradi a Potenza, intorno ai 15 gradi su Matera. Come dicevo, questa depressione stazionerà poi per altre 24-36 ore, purtroppo, quindi per lunedì è da attenderci un'altra giornata di maltempo, quindi torneranno anche le nevicate in montagna, non come lunedì scorso quando la neve ha raggiunto anche i 600-700 metri, però
nelle precipitazioni più forti la quota neve potrà scendere anche intorno ai 1200-1300 metri, soprattutto sui rilievi a sud, dove maggiore c'è l'aria fredda. Come dicevo, l'aria fredda viene da sud-ovest. Poi, nella serata, probabilmente ci sarà un'attenuazione della nuvolosità. Ci sarà anche qualche schiarita temporanea, perché saremo proprio nell'occhio del ciclone, ma in linea di massima la giornata sarà davvero brutta, con piogge temporali e farà freddo. Lunedì una giornata con temperature in diminuzione, sia le minime che le massime, si porteranno sicuramente al di sotto delle medie stagionali. Poi avremo ancora un paio di giorni con venti da nord, quindi non prima di mercoledì, giovedì, il tempo tornerà a ristabilirsi, probabilmente nel prossimo fine settimana, però faremo i conti per 3-4 giorni con venti da nord e temperature piuttosto fresche. Per oggi è tutto, arrivederci sulla Nuova TV.